Buongiorno a tutti, sono Fabiana Campagnaro e sono la referente dell'Istituto Tecnico Economico. Molto spesso l'Istituto Tecnico Economico viene paragonato alla vecchia ragioneria, un indirizzo orientato a far apprendere i meccanismi dell'economia e del diritto. Certo, l'attenzione verso queste due discipline è senz'altro altissima, tant'è che economia e diritto sono le nostre materie di indirizzo, ma il nostro Istituto Tecnico Economico disegna un percorso ben più ampio e più completo. Per cominciare, qui da noi i ragazzi studiano due lingue straniere, la prima lingua l'inglese e la seconda lingua a scelta tra lo spagnolo e il tedesco. Inoltre, dal prossimo anno tutte le discipline verranno orientate alla conoscenza e alla sperimentazione dei linguaggi della comunicazione e del marketing. Pertanto, in classe saranno previsti dei moduli di approfondimento in ogni singola disciplina. Ad esempio, durante le ore di informatica i ragazzi si occuperanno di web marketing e di web design, mentre durante le ore di lingua straniera andranno a studiare la microlingua e quindi andranno ad approfondire degli argomenti di economia o di economia politica nelle due lingue straniere studiate. Ma la nostra forza è l'ambiente. Qui troverete un ambiente che mira alla formazione del ragazzo in quanto tale, conoscendolo, comprendendo le sue difficoltà e valorizzando le sue qualità. Infatti, il nostro obiettivo è proprio quello di far acquisire ai nostri studenti sia competenze trasversali sia competenze specifiche che oggi vengono richieste dal mondo esterno, grazie ad attività scolastiche organizzate ad hoc da noi docenti ogni anno. Per questo siamo stati i primi ad avviare i progetti Labs, dei laboratori didattici e pratici che vedono i ragazzi impegnati in compiti di realtà. Durante questi laboratori sono guidati da un gruppo di docenti e da un gruppo di professionisti esterni, tant'è che i laboratori vengono organizzati grazie alla collaborazione di enti e imprese del territorio, quali l'Università Ca' Foscari e la Camera di Commercio di Treviso. Le attività dei laboratori riguardano tre macro aree: la finanza, il marketing e la pianificazione. Per quanto riguarda la finanza, si andrà ad approfondire il trading online, dove i ragazzi si cimenteranno nella compravendita di titoli quotati grazie al simulatore di borsa italiana e si andrà a studiare il concetto di responsabilità sociale d'impresa attraverso l'analisi di specifici parametri di alcune aziende del settore food and beverage. Per quanto riguarda il marketing, si andrà a approfondire il digital marketing, analizzando i diversi metodi adottati dalle aziende per promuovere il proprio prodotto e attraverso lo studio del linguaggio commerciale, e si andrà ad analizzare il marketing del territorio, con il quale si andrà a capire cosa significa promuovere un territorio italiano all'estero e com'è possibile potenziare il turismo italiano, mantenendo però il rispetto per la nostra storia e per la nostra cultura. Infine, il laboratorio sul business plan riguarderà il Made in Italy e ha lo scopo di far conoscere un brand dei settori del lusso, della moda e del design. Tutte queste attività laboratoriali sono programmate per offrire dei momenti di approfondimento della lingua inglese, che dal prossimo anno è potenziata. Infatti, si andrà a studiare 4 ore di inglese dal primo al quarto anno e non le classiche 3 ore. Così, grazie alle conoscenze acquisite sulle tre aree di studi diversi, quali l'economia, la linguistica e l'informatica, e al bagaglio di competenze maturate, chi si diploma con noi potrà inserirsi subito nel mondo del lavoro oppure scegliere di continuare gli studi all'università. Qualunque cosa il ragazzo vorrà fare quando ci saluteremo alla fine del percorso, avrà imparato ad osservare la realtà con occhi nuovi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto a scuola aperta in presenza per incontrarci e presentarvi il nostro indirizzo.